Il ritorno di Terra Amara, parte 2. Terra Amara è considerata una delle fiction più bella e più affascinanti degli ultimi anni. La sua trama mutevole negli episodi a seguire avrà sempre rivelazioni, tensioni e storie d'amore pubbliche e clandestine. A novembre, quando riprenderà i nuovi e tanto attesi capitoli, vedremo un cambiamento nelle vite dei protagonisti principali e una serie di eventi inaspettati che cambierà per sempre il loro destino. In primo luogo, Demir sarà al settimo cielo. In vedere Ilmaz rinunciare a Zuleya per sempre, la coppia protagonista sarà ancora più distante dopo l'arrivo improvviso di Mufkan. Quest'ultima è una giovane e brillante pediatra che arriverà ad Adana per rivoluzionare il destino dei personaggi principali. La dottoressa inizialmente arriverà a Shukurova per cambiare la situazione degli abitanti più bisognosi di Adana. Dopo aver concluso l'università di medicina a Istanbul con il massimo dei voti, si oppone allo sviluppo della sua carriera professionale nell'ospedale privato del padre. Si trasferisce ad Adana per lavorare in un ospedale pubblico. Questa giovane donna prenderà cura sì dall'inizio della popolazione più povera. Infatti, dopo il suo arrivo, inizierà a formare gli abitanti del villaggio a Shukurova. Una mattina arriverà nel terreno dove lavorano i braccianti della famiglia Yaman, per esaminare mamme e bambini uno per uno. Farà il vaccino per la prima volta ai bambini e insegnerà alle mamme a conoscere i sintomi delle malattie che potrebbe presentarsi. Garfur assisterà a questo avvenimento e penserà che Ilmaz abbia a che fare con tutto ciò. Infatti, si rivolge verso la dottoressa e la sua collaboratrice, dicendole che per proseguire con il loro lavoro dovrebbero prima ottenere il permesso da Demir e Unkar Yaman, poiché sa che lei lavora per gli Ilmaz. Questo sarà il momento in cui Munjgan sentirà per la prima volta il nome di questa famiglia e gli Ilmaz Akaya. Il capo squadra non esiterà a raccontare immediatamente alla matriarca Unkar cosa è successo, facendo supposizione sulle vere intenzioni della nuova arrivata. Tuttavia, la signora gli dirà che probabilmente la dottoressa è stata mandata nel villaggio dal Ministero della Salute. Dopo questa scoperta insolita, Unkar deciderà di andare a parlare con la giovane per capire i motivi del suo arrivo nel villaggio e i motivi per il quale ha scelto Shukurova. La signora Yaman si recherà alle paludi, lì incontrerà la nuova arrivata, la dottoressa Mujgan, si presenta e spiega alla signora che è una pediatra, venuta a dare medicine e curare i bambini che ne hanno più bisogno. La madre di Demir, quando capisce che Ilmaz non c'entra nulla con tutto ciò, sarà molto felice in vedere che una donna piuttosto giovane sia diventata una dottoressa e abbia scelto Adana. Tuttavia, la sua vita cambierà completamente. Quando un giorno all'ospedale incontrerà Ilmaz, la nuova arrivata si sentirà perdutamente attratta dell'ex di Zuleya. Quindi vedremo questa ragazza scommettere tutto su questo amore, arrivando persino a litigare con la sua famiglia. Lascerà infatti persone importanti del suo passato alle spalle, ma tutto ciò sarà complicato dalla presenza costante di Zuleya. Poiché la pediatra conoscerà soltanto che la storia di Ilmaz e la moglie di Demir fossero giunta al termine, ma con il trascorrere delle puntate capisce che le cose non sono andate proprio così. Infatti, la dottoressa scopre che c'è tra l'uomo che ama e la sua rivale, c'è ancora un sentimento, e che entrambe condividevano un legame indissolubile. Le anticipazioni terminano qui. Per non perdere altri video, iscriviti al canale.